Prima edizione nel 1892 e siamo arrivati così alla 108 per la Liegi Baston Liegi, la Doyenne, la più antica delle classiche. 257 km con 10 côte classificate, ma in pratica è un continuo mangia e bevi sulle colline delle Ardenne e i momenti di respiro sono rari. La Redoute e la Roche aux Faucons sono le due ultime, anche le più dure ascese nei 30 km conclusivi. Forfè dell'ultima ora per il campione uscente Pogacar per note e apprezzabili ragioni personali. 175 i partenti, 15 gli italiani, 11 i corridori che vanno in fuga dopo una sessantina di chilometri, e quando siamo sulla Côte de Haute-Lève, la sesta delle 10 côte, sopravvivono in 6 al comando Armiral, Wirtgen, Urseren, Dubey, Moniquet, Van Hucke. Attenzione a ciò che accade ai 60 dal traguardo in un tratto in discesa verso il Col du La Rosière, un cadutone pazzesco, un'ecatombe di corridori, ne restano di mezzo una quarantina, anche una cinquantina, diversi escono di scena e tra questi anche il campione del mondo Julian Alaphilippe, che ha picchiato la schiena contro un albero. Vantaggio che è ancora di poco inferiore ai 3 minuti per la fuga quando siamo negli ultimi 60 km, rientrano altri 9 da dietro, altri 9 rimasti attardati dalla caduta, un drappello nel quale c'erano anche Valverde e soprattutto Pidcock, che avevamo visto fare un volo pazzesco, ma fortunatamente, miracolosamente, non si era fatto nulla. Sulla Côte de Desny, 43 km dalla conclusione, comincia il forcing della Bahrain Victorious per ricucire sulla fuga e poi magari propiziare un attacco vincente di Dylan Tens. Si sacrifica in questa fase Mikel Landa. Poco più avanti, altra accelerata da parte di un altro Bahrain Wout Poels, il vantaggio della fuga si va via via assottigliando, sopravvivono in pratica sulla Redoute qua davanti il belga Moniquet e soprattutto ancora più avanti il 28enne francese della Groupama Bruno Armiral, che ha poco più di un minuto di vantaggio in cima alla Redoute quando dal gruppo si muove di prepotenza, scatena letteralmente l'inferno Remco Evenepoel. Prova ad andargli dietro lo statunitense Powles della AF, ma non ce la fa a chiudere. E a questo punto tenta una straordinaria cavalcata Remco Evenepoel. Vedremo come andrà a finire, saranno 30 km gli ultimi appassionanti. Evenepoel ci mette poco a staccare Urselen, siamo ai 21 dal traguardo, a questo punto il belga si riporta su Bruno Armiral e si forma davanti questa coppia, procedono assieme i due per una decina di chilometri, nei quali peraltro Evenepoel non chiede mezzo cambio al francese, fa una sorta Remco di cronometro individuale che in pratica prosegue all'inizio della Côte de la Roche aux Faucons, dove Evenepoel stacca subito Armiral, scollina con un vantaggio che oscilla tra i 30 e i 35 secondi. Dopo la Roche aux Faucons c'è un altro strappo non classificato, quello di Boncel, ed è lì negli ultimi 10 km che si muove in prima persona il fresco re della freccia vallone Dylan Tens. Se ne porta dietro altri 7 turns, non fa la differenza, a quel punto poco oltre lo strappo rallenta, dal gruppo esce ma è troppo tardi Alexander Vlasov. Remco Evenepoel sta intanto proseguendo alla grande la sua personale crono individuale, comincia ad esultare a 3 km in pratica dalla conclusione, completa l'opera e continua ad esultare in maniera definitiva sulla linea d'arrivo. A solo vincente per Remco di 29 km, ha vinto alla sua maniera, di forza, staccando tutti, un po' come aveva fatto in tante altre occasioni anche a San Sebastian. 48 secondi di ritardo per gli inseguitori, vince la volata per il secondo posto il belga Quinten Hermans della Intermarché e acciuffa il terzo posto Wout Van Aert, che era parso in difficoltà, in particolare sulla Roche aux Faucons. È stato straordinario Evenepoel, podio tutto belga, peraltro come non accadeva dal lontano 1976. È stata l'ultima Liegi per Philippe Gilbert, l'eroe di casa, mestamente
46esimo a oltre 7 minuti. È stata l'ultima Liegi anche per Valverde, che è stato però molto bravo. È arrivato settimo, una Liegi mediocre per gli italiani. Ulissi il primo dei nostri, 22esimo a 2.30, nel suo stesso gruppo anche Pozzovivo e Nibali. 26 ora le vittorie in carriera per Remco Evenepoel, 4 quelle in stagione, e vince la sua prima classica monumento a 22 anni e 3 mesi. Non sarà certamente l'ultima.